Oggi all'Envy Park finalmente abbiamo la possibilità di premiare le nostre 30 migliori imprese che abbiamo fatto nascere attraverso il percorso MIP. È un momento per noi importante anche perché corona tutta quella che è l'attività e la cultura d'impresa che cerchiamo di sostenere sul nostro territorio. Sappiamo benissimo che le difficoltà che un neoimprenditore incontra nel votarsi al mercato e soprattutto per quelle che sono le difficoltà di natura giuridica, fiscale, normativa, che certe volte gli impediscono di dedicarsi completamente a quella che è la sua idea imprenditoriale e quindi quella di poter dar gambe finalmente al proprio sogno, impattano in maniera abbastanza forte. Ed è per questa che noi oggi ci teniamo a far sentire la nostra vicinanza non solo di natura tecnica e professionale con quello che è stato fatto, ma soprattutto cerchiamo di rinnovare a tutti gli astanti quello che è il nostro impegno nel proseguire con l'attività, mettersi in proprio sul territorio. La nostra volontà di diffondere la cultura d'impresa e di accompagnare chiunque voglia dedicarsi a creare un'impresa sul territorio della città metropolitana di Torino oppure voglia autoimpiegarsi. L'idea dell'impresa è nata, vabbè, innanzitutto grazie al MIP, comunque per riaprire un'attività che era ormai chiusa da tempo. I prodotti sono i tipici della montagna, GNP di produzione dei coltivatori di là, abbiamo anche un negozio dove si possono trovare tipo le tome dei coltivatori della valle. È un piccolo paesino di una decina di abitanti in inverno e abbiamo risollevato un po' comunque la popolazione con la nostra osteria. Sono un floral designer che ha voluto dare un nuovo volto al mio mestiere, quello di uscire appunto dal negozio, mettermi in proprio, e mi occupo di consulenze a domicilio, mi occupo di progettazioni del verde in interno e in esterno. Da oltre un anno, più di un anno, sono autore di una rubrica sulla stampa di Torino, Stropicciato come papavero, che parla appunto storie di piante e fiori, quindi provo dare anche un po' di storytelling floreale di quello che è insomma il mio mondo. Noi siamo soci della cooperativa Forma Libera, una cooperativa che nasce dal bisogno di dedicarci a chi è in condizioni di difficoltà. Io nasco con degli studi in ambito economico, ma nasco come volontaria. Ho lasciato un lavoro a tempo indeterminato e questo lo dico per sottolineare che questo progetto nasce dal cuore. È un gruppo appartamento che accoglie donne sole, con figli, in condizioni di fragilità relazionale, sociale, economica, abitativa e donne vittime di maltrattamento, e ha lo scopo di supportarle e di riprogettare la loro autonomia per una vita, si spera, dignitosa come per noi ogni essere umano merita. Io ci tengo a ricordare che tutti possono accedere al nostro sistema online oppure attraverso i centri per l'impiego. Se l'idea ha una valenza particolarmente tecnologica, saremo noi poi ad indirizzarli verso gli incubatori universitari, ed il tutto assolutamente gratuitamente finanziato attraverso il Fondo Sociale Europeo.